Questo è un giorno particolare, l'ho detto già prima, un giorno particolare perché pubblicamente inizia la nostra attività politica. E allora questo per, non solo per me, ma insomma per tutti quelli che abbiamo iniziato questa avventura è un dato di grande importanza, perché vedete, noi siamo gente che non ha bisogno di fare politica, non c'è bisogno di fare politica perché nessuno di noi è stato mai sinergico ai sistemi partitocratici. Non abbiamo nei nostri curriculum personali appartenenze a questo o quell'altro partito, non siamo dei riciclati, non siamo degli sputtanati, non siamo della gente che cerca gloria purché sia. Siamo professionisti affermati che possiamo benissimo fare a meno di fare politica, ma semplicemente proprio per quel messaggio cristiano della sensibilità verso chi ha più bisogno e per chi più soffre. Ci prestiamo al servizio della politica e alla causa della politica. Detto questo, deve essere ben chiaro un fatto, che iniziato oggi questo movimento, ma questo movimento avrà sicuramente un futuro. E questo lo dico non per una questione di supponenza o di presunzione, ma perché sto girando per l'Italia, insomma, dalle Marche, da Milano, Torino, la Calabria, eccetera. E sto notando con mio stupore, perché ne ero convinto, ma non sino a tal punto, che c'è una grande partecipazione. La gente vuole partecipare a un discorso completamente nuovo, vuole cercare di partecipare a un discorso che abbia delle radici culturali serie, una progettualità politica altrettanto seria, e che tutto ciò venga incarnato da persone nuove e serie, credibili e se stesse. Ecco perché vi voglio dire, l'inizio, il prodromo che è oggi di questa avventura politica, traccerà la strada di un movimento che è un movimento dell'immediato futuro. Noi siamo convinti che l'attuale establishment politico sta crollando perché è imperniato sul responsabile di un fallimento, imperniato sulla corruzione più totale, imperniato sui servi dei padroni. E tutto ciò ormai è una condizione intollerabile, intollerabile perché la società civile, che ormai è completamente distaccata dal palazzo, soffre sulla propria pelle la disperazione di tutti i problemi quotidiani di ogni giorno. E questa gente ha bisogno di un nuovo collante, ha bisogno di nuovi punti di riferimento. Noi ci proponiamo come punto di riferimento, costruendo una nuova classe politica in ogni dove per l'Italia. E proponendo anche un progetto politico alternativo. Vi preannuncio che a presto sarà ufficializzata la sede nazionale a Roma e nello stesso tempo stiamo aprendo le sedi a Napoli, a Milano, a Reggio Calabria, a Catanzaro, a Pistoia, a Firenze, quindi dove i nostri amici, i nostri colleghi, i professionisti dal mondo della cultura, accademici del mondo universitario, si stanno cominciando a rimboccare le maniche e stanno facendo, come dire, cerchio attorno a noi per collaborare, condividere e cooperare in questo progetto importante. Ecco perché l'iniziativa di Frascati, è un'iniziativa importante non in quanto tale, ma perché rappresenta un punto di riferimento nei castelli e nell'hinterland romano di un nuovo modo di fare politica, di una nuova realtà progettuale, politica alternativa, di un nuovo modo di essere presenti, e noi vogliamo sensibilizzare quelli che il Vangelo chiama gli uomini di buona volontà, li chiamiamo a raccolta per condividere con noi questa grande sfida. Guardate, il cristianesimo non è un fatto folcloristico, non è un fatto di Natale e Pasqua, il cristianesimo si deve vivere tutti i giorni. Questo progetto è nato anche di concerto con i gesuiti e su questo stiamo proponendo anche sul monito, sulla falsariga di una nuova modo di evangelizzare, quello di Papa Francesco, di richiamare la sensibilità di quelli che hanno una capacità di riflessione e di attenzione verso i problemi della società. E allora ecco perché dobbiamo uscire da questo egocentrismo, da questo modo pseudoculturale di vivere la nostra esistenza. Dobbiamo uscire fuori da ogni depressione, per quanto le situazioni contingenti ci fanno cadere in queste situazioni di solitudine e di depressione psicologica. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di
noi che siamo, diciamo, in una situazione economica migliore, di aiutare chi sta più male, di portare il fardello che pesa tantissimo a quelle persone che non hanno futuro e speranza, e di aiutarli a costruire questa nuova rivoluzione sociale, civile e culturale. Ci vuole tempo, lo so, infatti il nostro progetto è un progetto nell'immediato futuro, però ci stiamo adoperando per buttare le basi e le fondamenta. Abbiamo bisogno di questi uomini di buona volontà, abbiamo bisogno di tutte quelle persone che non vogliono sentirsi schiavi di nessuno. Quindi proponiamo una rivoluzione, tra virgolette, civile, sociale e culturale, un sussulto di dignità e di orgoglio. Prendiamoci la politica in mano e siamo noi stessi responsabili delle nostre vite e delle nostre esistenze. Frascati significa questo, inizia questa nuova operazione intellettuale, culturale e politica, e un giorno, quando questo movimento sarà cresciuto e ramificato nella società civile dalle Alpi alla Sicilia, Frascati avrà il merito di aver battezzato questo processo di metamorfosi, di cambiamento radicale, che porterà sicuramente un grande contributo e una ventata di rinnovamento nelle istituzioni. Grazie, grazie di cuore e buona pace.